Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il fucile pesante all'elio. Fucile pesante Neon spara proiettili energetici perforanti che infliggono danni elevati con una discreta cadenza di tiro. Infligge danno energetico altamente efficace contro tutti i nemici di tipo elementale. Il fucile pesante al Neon, come dice la descrizione, fa appunto parte del set al Neon. Un set in sé molto particolare e dopo il disintegratore Vindertech non potevamo tralasciare assolutamente questo fucile pesante all'elio. Allora, partiamo con il percaggio. Innanzitutto, elemento energia, quello purtroppo non si può cambiare. Poi abbiamo un livello critico, una velocità di ricarica, danni critici e danni e bersagli rallentati entra aumentati del 45%, perché ovviamente questa perk funziona in combinazione con l'ultima. Il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi. Allora raga, questo fucile pesante al Neon ha una dimensione caricatore di 12 colpi, un costo munizioni di 2 colpi, quindi ogni colpo consumerà appunto 2 munizioni, e un tempo di ricarica totale di 2,3 secondi, che non è elevatissimo se pensiamo che appunto va a ricaricare un colpo alla volta, risulterà abbastanza veloce. Allora raga, il fucile pesante all'elio è un'arma davvero particolare. Anch'esso comunque è un pompa che si può utilizzare a distanza, non tanto quanto il disintegratore Vindertech, ma diciamo che il colpo riesce ad arrivare comunque abbastanza lontano. Possiamo quasi paragonarlo comunque al Ground Pounder, diciamo, per quanto riguarda la gittata, eh. Come vedete il Ground Pounder possiede 2048 di gittata, mentre il fucile pesante all'elio possiede 2500 di gittata. Allora, in sé la distanza che percorrerà il colpo non è abbastanza lunga, cioè non possiamo permetterci di sparare da una distanza medio lunga come facevamo col disintegratore Vindertech, e soprattutto il fucile pesante all'elio non possiede un danno ad area, ma bensì possiede dei colpi che trapassano i nemici. Come appunto il fucile di precisione al Neon, il fucile pesante all'elio è fatto apposta per infliggere danni a tutti i nemici che sono davanti a noi. Davanti a noi ovviamente in linea retta, in quanto il colpo trapasserà tutti gli zombie che ci sono davanti fino alla gittata massima, il che risulterà molto comodo in molte circostanze. In quali? Ovviamente è molto comodo utilizzarlo magari in un tunnel dritto per dritto dove arrivano tutti gli zombie dalla stessa direzione. In quel caso con un colpo riuscirete appunto a hittare tanti zombie quanti vi si presentano davanti e comunque infliggere un danno anche bello considerevole. Purtroppo mi tocca dirvi che il fucile pesante all'elio quando non critterà appunto non farà tanto danno, quanto più quando critterà. Oltre che comunque trapassando i nemici è possibile che critti su più di uno zombie alla volta e quindi che uccida più di uno zombie alla volta. Essendo comunque l'arma di energia, abbiamo il terzo pompa che è appunto fisso ad energia. Questa cosa mi triggerà molto perché appunto le armi quasi diciamo più versatili di questo gioco, comunque che hanno un utilizzo differente da tutte le altre, sono appunto bloccate su energia, quindi non possiamo scegliere di farci il disintegratore natura piuttosto che questo d'acqua, piuttosto che il pulsar 9000 diciamo di fuoco. In questo caso dobbiamo per forza utilizzarlo ad energia. La particolarità di quest'arma, ovvero del fucile pesante all'elio, non tanto una particolarità quanto più un suo fattore veramente comodo, ed è una cosa che non molte armi possiedono, ed è il fatto che appunto trapassando i nemici ovviamente fa danno anche agli scudieri. Attenzione, per scudieri non intendiamo quelli col frigorifero in mano, in quanto colpire quelli col frigorifero in mano con quest'arma risulterà veramente complesso. Gli scudieri sono quei mostriciattoli viola che proteggono lo zombie piuttosto che più zombie se sono tanti raggruppati, formando appunto uno scudo di colore viola, diciamo, il che ci obbliga con altre armi o ad avvicinarci allo scudiero, quindi a entrare dentro alla sua bolla di protezione, quindi attaccarli da dentro in modo che riusciamo a uccidere lo zombie, oppure col fucile pesante all'elio riuscirete a trapassare appunto la bolla di sapone, la bolla di scudo che ha questo scudiero. Quindi questo è un fattore veramente importante e anche comodissimo. Tutti voi vi sarete accorti comunque che questo gioco è molto limitato semplicemente per il fatto degli scudieri, ovvero quando vi si avvicina un'orda di zombie con uno scudiero, utilizzare qualsiasi altra arma diciamo che è pressoché inutile. O vi focalizzate sullo scudiero in sé prima di tutto, oppure appunto come dicevo prima dovrete entrare nella sua bolla e attaccare gli zombie da
all'interno. In quel caso lo scudiero non farà in tempo a proteggerli. O se no, semplicemente utilizzare questo fucile pesante a legno, che trapasserà non solo tutti i nemici, ma anche lo scudo dello scudiero, appunto. Questo per me è un fattore veramente, veramente importante, veramente comodo anche allo stesso tempo, e ci tenevo assolutamente a farvelo presente. Comunque, che dire, questo fucile pesante a legno a me piace davvero un sacco e sono finalmente contento di avervelo portato. Spero che ognuno di voi sia d'accordo, spero che il video vi sia piaciuto, raga. Ci tengo a ringraziarvi tutti quanti di essere arrivati fino a qui. Io vi ringrazio della visione, vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore, vi basterà inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E vi ricordo che utilizzando il codice KinoTV vi entreranno sempre più colpi critici. Da Kino è tutto, bella bella! Just stop.